Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Handball Mania. Un saluto a Matteo Aldamonte. Ciao, ciao Matteo. Ciao a tutti. Momento importante, anche felice, possiamo ben dirlo, per la pallamano italiana, nazionale azzurra guidata da Riccardo Trillini, reduce dal doppio successo contro la Lettonia e dunque ben posizionata in vista del rush finale, condensabile se vogliamo in termini molto pratici nella partita in programma di Genova contro la Polonia. Avremo modo di parlarne, Matteo, di approfondire il discorso. Intanto salutiamo Riccardo Trillini. A te, Matteo, il compito anche di raccontarci un attimo il Riccardo Trillini che ha vissuto in maniera molto intensa queste due partite, questo doppio impegno contro la Lettonia. Beh, lo immagino, insomma. Intanto lo vedo senza occhiali. Sì, di questo abbiamo parlato parecchio nei giorni scorsi. Cambiato look. E poi lo immagino, dai, un attimino più rilassato, Riccardo, immagino. Però, Riccardo, io scaramanticamente, insomma, porterei gli occhiali, ti devo dire, io poi sono molto scaramantico su certi partiti, ecco, perfetto, poi ti dà un feed, insomma, particolare. Sì, dai, va bene, sì, molto rilassato, ciao a tutti. Allora, Riccardo, come ha vissuto, secondo te, ecco, dalla tua postazione in telecronaca, questo doppio impegno, Riccardo? Ma io dopo la prima partita gli dicevo siamo sembrati dall'inizio superiori, lui mi ha detto no, non sono tanto d'accordo con te, però in effetti, Riccardo, credo che si sia vista un'Italia decisamente più forte della Lettonia, a parte quel passaggio che ci può stare in trasferta poi dopo 100 minuti più o meno di partita, perché eravamo a metà del secondo tempo, però in generale siamo stati superiori nettamente. Credo ti abbia fatto piacere anche vedere delle conferme in positivo da Jack Savini, Leo Prantner, che per esempio ha giocato un minutaggio molto elevato, ha tirato molto bene anche perché non c'era Bronzo, e poi il fatto della coppia di portieri, perché oltre a Ebner c'è un signor Volarevic, e per giocare una partita secca contro la Polonia è un dato estremamente rilevante. Ma sì, grazie, intanto tanti argomenti, e quella volta non ti avevo dato torto su un'altra questione, non che eravamo superiori, perché si deve ammettere, effettivamente l'Italia questa volta era migliore della Lettonia, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista numerico. Abbiamo potuto giocare in maniera intensa e questo, come sempre, porta vantaggio se l'altra squadra non ha una rosa adeguata. Siamo tutti molto contenti perché abbiamo lavorato tanto per avere questo pass che ci permetterà di affrontare la Polonia e sperare in questa qualificazione. Ora però rimangono 40 giorni e non c'è tempo per rilassarsi e riposare, bisogna preparare bene questa partita nei dettagli. Lo vedremo fin da subito, insomma, siamo già concentrati su questo. Intanto Riccardo, si sono create, e non era facile, insomma, né lo si poteva immaginare facilmente all'inizio, insomma, le condizioni per poter giocarsi quella che da un po' tutti viene definita come la partita della vita, partita del sogno, no? Del sogno azzurro, perché l'Italia è terza nella peggiore delle ipotesi, in questo momento è seconda in classifica, se batte la Polonia conquista quei punti necessari per poter sperare di accedere alle finali di Euro 24. 2024. Sì, questo capitò anche 2 anni fa, sempre contro la Lettonia, e ci giocammo con la Bielorussia e l'Ungheria la possibilità di passare. Però questa volta è un po' diverso, perché secondo me c'è molta più fiducia e la squadra non è più forte, solamente gioca in maniera un po' diversa. E io devo essere felice soprattutto perché da questo doppio confronto con la Lettonia, come ha detto Matteo, abbiamo trovato una coppia di portieri molto affidabile. E finalmente Volarevic ha reso per le capacità che ha, per le potenzialità che ha, e soprattutto si è dimostrato di formare insieme a Ebner e a Colleluori una squadra nella squadra. Questo è troppo importante, perché chi vuole vincere, chi vuole andare avanti a livello internazionale deve avere più di un portiere all'altezza.
Devo dire che anche dal punto di vista tecnico-tattico, l'altra notizia importante è stata l'ingresso, diciamo, in maniera ufficiale di Balli, che è stato promosso a difensore specialista e secondo pivot, che può cambiare benissimo Andrea Parisini in qualsiasi momento senza scombussolare la squadra. Questi due aspetti, secondo me, danno una marcia in più a questa squadra. Io mi permetto di ricordare un terzo aspetto, non meno importante, l'ingresso in pianta stabile di due giovani minorenni, perché in riferimento a De Angelis e Manolovic, che sono entrati a far parte del gruppo azzurro. Poi capiremo, insomma, se faranno parte anche delle prossime convocazioni, ma questo è un terzo importantissimo aspetto, Riccardo. Sì, diciamo che la mia gestione di tutti i 6 anni è stata sempre un po' l'impronta di vedere i giovani e valutarli per le loro capacità, non tanto per l'aspetto anagrafico. Per cui l'ingresso di Manojlovic e De Angelis è stato naturale. Sono veramente molto giovani, però sono validi. Non ci sono problemi. Tra l'altro, Manojlovic, pur ricoprendo un ruolo molto differente da De Angelis, avendo più responsabilità, ha delle capacità agonistiche incredibili. Per cui io penso per lui giocare un amichevole o giocare la partita della vita cambierà poco a qualità, per cui ci fideremo sicuramente di lui, anche se noi speriamo nell'ingresso, nel ritorno di Bortoli, perché nonostante Jack Savini si sia dimostrato ancora una volta il miglior jolly d'Europa, diciamo così, abbiamo sempre bisogno di Bortoli perché ha anche capacità difensive, per cui io sogno una squadra dove possiamo cambiare attacco e difesa solamente Marrocchi. Per il resto, se i giocatori giocano in attacco e difesa è molto meglio per il nostro tipo di gioco. Allora, riavvolgiamo intanto il nastro, Matteo, facciamo il punto su questo doppio confronto con la Lettonia, cliente abituale, no? Del Cammino Azzurro. Sì, era tra qualificazioni europee e mondiali la terza tornata consecutiva in cui li affrontavamo. Abbiamo confermato il trend che si era evidenziato in particolare nelle recenti qualificazioni mondiali, anzi addirittura in casa abbiamo vinto con lo stesso risultato, con 13 gol di scatto rispetto a quello che era successo a Tórshavn. Però, come dicevi, riavvolgiamo il nastro, rivediamo anche le immagini e tocchiamo molti dei punti di cui abbiamo parlato proprio con Riccardo Trillini. Quattro punti, terzo posto in cassaforte e iniezione di fiducia nella dose più elevata possibile per arrivare con il morale alto alla sfida decisiva del 27 aprile contro la Polonia. I due turni intermedi delle qualificazioni a Euro 2024 hanno restituito un'Italia largamente superiore alla Lettonia e che è riuscita per la terza volta consecutiva dal 2019 ad oggi a scavalcare nella classifica del suo girone la squadra proveniente dalla fascia superiore. L'Italia partiva dalla quarta, la Lettonia dalla terza e questo è un primo dato. In 120 minuti tra Pescara e Valmiera è venuta fuori la quantità di rotazioni a disposizione di Riccardo Trillini. Il direttore tecnico azzurro lo aveva detto nel post-gara del 9 marzo: disporre di due giocatori per ruolo in grado di incidere sul risultato, con gli innesti dei giovanissimi De Angelis e Manojlovic, che hanno aggiunto ulteriori varianti di qualità all'organico, sono l'unica strada possibile per giocare a livello internazionale. L'Italia aspetta con impazienza Thomas Bortoli, primo della lista nella batteria dei terzini Mancini e sulla via del recupero dopo l'operazione alla spalla, ma nel frattempo ha visto confermata l'estrema duttilità dei gemelli Mengon e, primo fra tutti, di un Jack Savini pressoché perfetto. In attacco è la squadra di Pablo Marrocchi, il cui feeling con Andrea Parisini è sempre più evidente. In difesa è la squadra di Davide Bolzamini, la cui affidabilità è un'altra costante delle prestazioni italiane. Tra i pali, sempre ripartendo dalle considerazioni di Trillini, la coppia Ebner-Volarevic dà garanzie. Si sono avvicendati in entrambe le partite e soprattutto a Valmiera hanno garantito parate pesantissime in momenti diversi e decisivi della gara, chiudendo con 8 interventi ciascuno. Un perfetto equilibrio in un ruolo che, anche con una terza alternativa di prim'ordine rappresentata da Collelouori, mette la nazionale nelle condizioni di affrontare con discreta serenità le sfide della prossima primavera. In generale, quella contro la Lettonia è apparsa un'Italia lucida, matura, termine che potrebbe apparire in contrasto con la media età del roster, e superiore agli avversari, ma soprattutto in grado di dimostrare questa superiorità sul campo. Contro
contro i polacchi sarà un'altra storia, questo è bene precisarlo, se non altro per il valore tracciabile sulla carta degli avversari. Anche lei comunque ha 4 punti, sconfitta due volte dalla Francia e con uno scarto di 10 reti in casa, la Polonia viene da un deludente 15° posto ai mondiali, costato la panchina a Patrick Rombel, sostituito dalla leggenda della pallamano nazionale Bartosz Jurecki. Insomma, l'avversaria degli azzurri arriverà a Vigevano in debito di punti e con una enorme pressione sulle spalle. E non c'è dubbio, meglio arrivare ad uno scontro così, da dentro fuori, con due vittorie consecutive e non con due sconfitte, seppure maturate contro la Francia. Il resto, come sempre, lo dirà il campo. Allora, diciamo subito, ma questo è ben noto a tutti, che non sarà sufficiente, non è sufficiente purtroppo all'Italia garantirsi la qualificazione avendo battuto la Lettonia, che ricordiamo nell'urna precedeva l'Italia come fascia, fascia 3 la Lettonia, fascia 4 l'Italia. La doppia vittoria permette soltanto all'Italia, così come a tutte le altre squadre impegnate nei gironi di qualificazione, di posizionarsi per poi ambire, sperare in una qualificazione successiva. Qual è il meccanismo, Matteo? Complesso, poi ne parliamo con Riccardo, che chiaramente avrebbe gradito soluzioni diverse come tutti del resto. Tutto, come detto, riguarda il terzo posto, cioè il terzo posto bisognava prenderselo innanzitutto. E poi, ma l'Italia è in ballo anche per il secondo anche posto. Per il secondo, perché possa ottenere il secondo posto come prima cosa, come prima condizione probabilmente è necessario migliorare o ribaltare, diciamo, l'equilibrio dello scontro diretto. Ripartiremo dal meno 7, 30 a 23 ottenuto in Polonia. Per il terzo posto invece contano solo i risultati fatti nel caso dell'Italia contro la Francia oppure contro la Polonia, e come stiamo vedendo pian piano, poi lo vedremo anche in un servizio in cui facciamo il punto della situazione, qualcosa si è già mosso in qualche altro girone, c'è in particolare il gruppo 5 equilibratissimo con una Grecia veramente sopra le aspettative davanti anche alla Croazia. E bisogna appunto fare punti contro chi ti precede in classifica e non contro chi è dietro. Ed allora, Riccardo, è possibile fare punti intanto contro la Polonia? Poi l'Italia chiuderà la fase di qualificazione giocando in Francia. Insomma, io la metterei da parte. Sì, ma innanzitutto, a parte il regolamento, noi dobbiamo cercare di vincere con la Polonia e possiamo farlo. Diciamo che è difficilissimo, questo lo sappiamo, o meglio, è difficile. Soprattutto perché è una squadra che, nonostante abbia cambiato allenatore, viene da 13 partite giocate a gennaio, quindi una nazionale che ha nel bagaglio 13 partite sicuramente ben rodata, anche se poi dobbiamo studiare un po' l'apporto di Jurecki che potrebbe aver dato in queste ultime due partite. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che l'Italia è cresciuta secondo me in questo doppio confronto, perché ha dimostrato dal punto di vista tecnico di giocare anche con maturità. Come diceva Matteo nel servizio, nonostante la giovane età, ha saputo scegliere un po' la strada anche per battere la Lettonia. Generalmente noi corriamo sempre moltissimo e facciamo il 70% delle cose in possesso palla in gioco veloce. Questa volta invece la squadra ha saputo anche vincere in maniera diversa, limitando un po' il gioco veloce perché non ci conveniva. Ci conveniva attaccare una difesa che era molto, stranamente molto aperta, e con un Pablo Marrocchi ispirato in questa maniera abbiamo deciso di giocare in questa maniera qua. Ci sono state in due partite solo 12 palle perse, questo per dire che ora la squadra secondo me è anche più matura. Poi sarà una partita secca e l'aspetto agonistico sarà importante, ma penso che quello sia a nostro favore. E allora facciamo il punto sui gironi, abbiamo una scheda e poi ritorneremo a parlarne con Riccardo Trillini. Le due vittorie ottenute contro la Lettonia hanno assicurato all'Italia il terzo posto del gruppo 8 di qualificazione agli Euro 2024. Era un obiettivo importante e prioritario per Andrea Parisini e compagni, centrato con due successi convincenti. Garantirsi quel piazzamento, infatti, vorrà dire poter lottare ad armi pari contro la Polonia il prossimo 27 aprile a Vigevano per la seconda posizione, ma in quel caso servirà a ribaltare il passivo maturato dopo il 30-23 di Katowice, o per rientrare tra le quattro migliori terze di tutti gli otto raggruppamenti.
regolamenti. Il meccanismo ormai arcinoto assicura in primis 16 posti alle prime due di ciascun girone. A questi si aggiungono le 4 migliori terze tra le 8 in ballo, aggiunte all'elenco sulla base di una speciale classifica che tiene conto esclusivamente dei risultati ottenuti contro prima e seconda del proprio girone. Nel caso dell'Italia, quindi, i risultati presi in considerazione saranno solo quelli delle partite giocate contro Francia e Polonia. Al momento ci sono ancora 15 posti in palio. Con due turni d'anticipo si sono già qualificate infatti Portogallo, Austria, Ungheria, Slovenia e Francia, tutte a punteggio pieno. La situazione delle terze invece si fa intricata. Nel gruppo 3 hanno fatto punti le isole Faroe, che lo scorso 8 marzo hanno battuto 28-26 la Romania, attuale seconda del loro stesso girone. Nel gruppo 5 situazione equilibratissima. Grecia a sorpresa davanti con 6 punti, dietro Croazia e Paesi Bassi appaiate a 5. Gli ultimi due turni di aprile saranno decisivi per la classifica finale, ma è molto probabile che una delle migliori terze venga fuori proprio da questo gruppo 5 così combattuto. Altre 6 squadre sono al terzo posto senza punti negli scontri diretti utili ai fini della qualificazione. La discriminante in questo momento è la differenza reti. L'Italia, a meno 18 come Georgia e Slovacchia, sarebbe oggi qualificata per il maggior numero di gol segnati. Dietro ci sono anche Bosnia, Estonia e Turchia, ma ogni calcolo, almeno in questa fase con 120 minuti da giocare, è puro esercizio di aritmetica. Una cosa è certa, tutto è aperto e l'Italia è in piena corsa. Allora, diciamo subito, l'Italia batte la Polonia a Vigevano, nella città del capitano Parisini, di 8 gol. Discorso è chiuso perché l'Italia chiude al secondo posto in virtù della miglior differenza reti nel confronto diretto con la Polonia, che immaginiamo poi possa battere la Lettonia nell'ultima giornata. L'Italia si qualifica da seconda. L'Italia batte la Polonia nel match di Vigevano con uno scarto inferiore, teoricamente chiude al terzo posto, ci sarebbe ancora una partita da giocare in Francia e dovrà giocarsi con le altre terze la qualificazione. Al momento, Matteo, ora mi pare che tu abbia preparato anche una grafica, mi pare che dei 4 posti riservati alle migliori terze, 2 siano già stati opzionati. Beh, diciamo che su questo è la storia, lo storico che fa fede. Intanto vediamo proprio la grafica dove abbiamo sia le classifiche di tutti questi 8 gironi di qualificazione e poi anche proprio della classifica delle terze. Dicevo, è lo storico che fa naturalmente fede e fa statistica, se vogliamo. Quindi in questo momento sì, ci sono i Paesi Bassi che sono in un girone in cui c'è la Grecia prima a 6 punti, poi Croazia e Paesi Bassi a 5, è un girone equilibratissimo. Quindi quel girone la terza probabilmente sì. E poi la storia ci dice che addirittura anche con un pareggio si può andare ai campionati europei, perché bisogna vedere proprio la classifica delle terze. Addirittura, lo dico ancora, addirittura anche con 0 punti si potrebbe andare, perché ci sono poi la differenza reti, che è il secondo valore, come dicevamo nel corso del servizio, e il maggior numero di gol segnati, proprio perché è quello che mette l'Italia avanti in una classifica di 3 squadre a meno 18 nella differenza reti. L'Italia è avanti in questo momento grazie al numero di gol segnati. Insomma, è un gran caos. Ecco, insomma, però volendo sintetizzare, Riccardo, però se vinci sei a posto, sei dentro come seconda. Se vinci con meno di 8, sei dentro come miglior terza, tra le 4 migliori terze. Ecco, Riccardo, ma con te volevo fare un ragionamento un po' diverso, perché è innegabile, no, che anche l'equilibrio che registriamo in tutti i gironi, in quasi tutti i gironi, dimostra come il livello della pallamano europea in generale, complessivamente, si è notevolmente alzato negli ultimi anni. Cioè, centrare una qualificazione tra le migliori 24 d'Europa non è, insomma, vicenda così banale, se pensiamo ai grandi progressi di una piccola nazione come le Faroe, ma solo per fare un esempio. Ma infatti questo è la testimonianza che la pallamano è in Europa, tutti gli addetti ai lavori sanno questo, e a volte quando si fanno certe critiche si paragona l'Italia ad altri paesi di non europei, è un po' una critica preconcetta, perché sappiamo benissimo che qualificarsi passando per l'Europa sia agli europei che ai mondiali è difficilissimo. Questa volta abbiamo la possibilità, giocandoci questa finale, penso che
i discorsi sul più 8 vada fatto per motivi statistici, ma per vincere occorre un modo di fare che non presuppone di pensare di arrivare a più 8, nel senso che se tu devi vincere per forza di 8 devi fare un riferimento numerico, esatto. Ecco, giusto per darvi un'idea. Sì. Giusto, statisticamente è bene saperlo, lo dobbiamo sapere, ma dobbiamo non solo avere l'umiltà di dire che vincere sarà una grande impresa, bisogna anche capire che bisogna avere la testa per questa partita, non è che si può sempre spingere sull'acceleratore per raggiungere l'ottavo gol di differenza, altrimenti non la racconteremo questa partita. Questo non vuol dire non avere la fiducia e la possibilità, è una questione strategica e statistica. Non so se consciamente o inconsciamente definito quella contro la Polonia, mi rivolgo a Matteo, la finale. Hai parlato di finale. Ma sì, si affronta così, immagino, per forza. Ma certo, ma i ragazzi stessi nella partita della Lettonia hanno detto dobbiamo vincere con la pressione, e sappiamo che questo sarà un grande esercizio per poter vincere contro la Polonia, che la pressione sarà maggiore, ma le grandi squadre, i grandi giocatori, quando c'è questa... l'aspetto appunto del peso, della responsabilità, devono venire fuori, e solo i grandi campioni poi riescono a esprimersi al massimo in queste condizioni. La pressione degli atleti, ma anche, immagino Matteo, la passione di un movimento che insomma spingerà questa squadra verso un risultato che, se centrato, avrebbe dello storico. Immaginiamo un sold out a Vigevano, una grande atmosfera, grande coinvolgimento, insomma la cornice giusta a preparare questa partita, perché vale tanto per la nazionale italiana ma per l'intero movimento, Matteo. Indubbiamente entrare poi nel circuito delle 24 e quindi partecipare al campionato europeo è intanto un salto in avanti a livello agonistico, sportivo, ma anche per tutto il movimento. Come vetrina, entrare nell'elite della pallamano vuol dire è qualcosa di imparagonabile. A proposito di vetrina, c'è una bella iniziativa che possiamo presentare, che Riccardo, insomma, di cui Riccardo non fa parte in qualità di commissario tecnico della nazionale, ma è un'idea che mi frullava nella testa, al limite nella prossima edizione sarebbe il caso di aprire un paio di finestre proprio sulla storia della nazionale azzurra. Di che cosa stiamo parlando? Però lui c'è come direttore tecnico del campus. Ah, ecco, quindi, sì. Quindi non, no, io parlavo realtà, come, no, no, come nazionale, come squadra, no, come nazionale, no, però, visto che oggi stiamo parlando, però lato campus c'è anche lui, e dell'album delle figurine è un... Ha fatto la foto con gli occhiali o no? Tempo. Non ho vista la foto. Senza. È dell'album edito da Akinda, realizzato in collaborazione con la federazione, che è in vendita nelle edicole delle città che ospitano una squadra di Serie A Gold o di Serie A 1, Serie A Gold maschile e Serie A 1 femminile. All'interno c'è tutto il massimo campionato, quindi i volti di tutti i giocatori, di tutte le giocatrici, di tutti gli allenatori, tutte le squadre. Credo un elemento di riconoscimento e di senso di appartenenza davvero bello, interessante, senza tempo, devo dire. È emozionante prenderlo in mano. Poi sono tutte le indicazioni sul nostro sito figh.it, insomma, consultabili. Ci sono le modalità, la possibilità di acquistare l'album, le singole bustine. Che te ne pare, Riccardo? Bellissima, bellissima idea. Questa ci fa essere sempre più vicini agli sport più maggiori, diciamo così, quelli vengono considerati maggiori. Bene. Io ti assicuro che insomma, aprendo una bustina e trovando poi le figurine è un'emozione insomma straordinaria, perché è stato abituato agli album panini, insomma, del calcio. Bene, bene, complimenti, ottimo. Senti, questa è un'iniziativa che chiaramente riguarda la vetrina, chiaramente l'aspetto proprio d'immagine del nostro movimento, che noi speriamo, spingiamo affinché faccia sempre più passi in avanti. Poi c'è un'altra iniziativa che è stata presentata in questi giorni, che insomma è uno strumento tecnico che si rivolge in particolare ai tecnici, agli istruttori. Lo vediamo anche in questo caso con le immagini. Si tratta del manuale della pallamano presentato dalla Commissione Tecnica Nazionale, e, appunto, uno strumento per l'attività promozionale, in modo particolare con le illustrazioni di un'azzurra, peraltro curate da Angela Cappellaro, che
appunto suggeriscono una serie di esercizi per la pratica della pallamano, per l'avviamento soprattutto alla pallamano, attraverso in modo particolare la pallamano a 4, il forehandball. Assolutamente sì. Ed è disponibile sul sito federale. Questo è scaricabile, insomma, dal sito federale. Anche da questo punto di vista il doppio binario: da una parte l'attività promozionale, la spinta verso le giovani generazioni, dall'altra parte il vertice con l'album delle figurine e soprattutto con le partite della nazionale. Insomma, non possiamo lamentarci, Riccardo, cioè proviamo sempre di più a spingere avanti questo nostro movimento. Di cui siamo innamorati, siamo professionisti, ma alla base c'è una grande passione e sappiamo anche che questo sport vale tantissimo e è nostro anche compito farlo conoscere. Bene, salutiamo, ti ringraziamo. Insomma, abbiamo chiesto tutto, un qualche rito scaramantico ce lo preserviamo. Ce lo preserviamo, ma sei già al lavoro? Stai già vivisezionando la Polonia? Sì. Ieri sono fatto un esame di coscienza, ho detto che avrei dovuto riposare, poi ho capito che non c'è riposo se non fai le cose che ti piacciono, quindi si va di continuo. Bene, grazie Riccardo, buon lavoro allora, buon lavoro. Grazie anche a voi. Ciao Riccardo. Avremo modo di ritrovarci, rivederci, insomma, poi insomma scalderemo un po' anche il countdown che ci avvicinerà a Vigevano, però è inutile nasconderlo, ma non l'ha fatto neanche Riccardo Trillini, solitamente sempre molto cauto nelle dichiarazioni. È la partita che un po' tutti aspettavamo, no Matteo? Sì, perché credo che ora più di altre volte la partita in Polonia ci ha lasciato da un lato l'amaro in bocca, perché ci è sfuggita veramente via poi in un momento, dopo un due minuti. Partita che l'Italia ha giocato assolutamente alla pari e quindi abbiamo, secondo me, e in più quello che diceva Riccardo, sono d'accordo, è un'Italia che a parte i nuovi innesti giovanissimi è già la terza tornata di qualificazione che gioca, è già la terza tornata in cui supera la squadra della fascia superiore, quindi insomma, abbiamo detto tutto. È tempo, ecco. È tempo. Ci fermiamo, a pochi istanti di pausa, la pubblicità, poi ritorna massimo campionato maschile nel prossimo fine settimana, altrettanto massimo campionato femminile, insomma faremo un po' il punto sulle situazioni nei rispettivi campionati. A tra poco. Torino, presso il prestigioso circolo della stampa Sporting, il grande tennis raddoppia. Dal 14 al 20 maggio ecco l'ATP Challenger 175 Piemonte Open Intesa San Paolo. Corri a comprare il tuo biglietto. Se sei tesserato FTP potrai godere di uno sconto del 20%. Seconda parte del nostro appuntamento, dopo aver ampiamente, meritatamente, giustamente, legittimamente parlato di Nazionale Azzurra, rituffiamoci in atmosfera del massimo campionato, che ha subito ripreso a ritmi anche molto alti, no Matteo? Insomma, perché c'è stato già un recupero nella giornata di martedì. E con la vittoria 31-23 della Sidea Group Fasano contro il Cassano Magnago, che ci ha portati a questa classifica che stiamo per vedere nella grafica, una classifica nella quale Fasano, che ha ultimato la sua serie di recuperi, ha agganciato al secondo posto il Conversano a 33 punti, con l'Alperia Merano poi a 32, Raimond Sassari che comunque insegue ed è abbastanza vicina con ancora 5 giornate da giocare prima del termine della regular season alla zona playoff. Sabato si gioca la 22esima giornata, campionato che torna dopo due sabati e tre settimane di sosta. Anche in questo caso possiamo vedere il prossimo turno e quindi le partite che ci aspettano nel prossimo fine settimana, con una gara sicuramente interessante tra Sidea Group Fasano e Bolzano, e una gara sempre affascinante, certo, perché è stata tante volte
finale di Coppa Italia, scudetto di Supercoppa, Fondi Carpi, gara salvezza molto molto interessante. Come sono pesanti anche i punti che si giocano al Palabursi, dove la Zecchia Rubiera ospita il Campus Italia, Alpera Merano, Team Network Albatro, Raimond Sassari Pressano, altra gara certamente da cercare in rosso, Brixen Cassano Magnago e Romagna Conversano. Per la parte bassa della classifica, menzione speciale anche per Fondi Carpi, che è una partita che mette in palio punti davvero molto pesanti, perché sì, d'accordo, il discorso per l'accesso ai playoff scudetto, insomma, in questa fase della stagione catalizza un po' le attenzioni, però lì giù in coda, insomma, si sgomita, si lotta tantissimo perché salvarsi oppure acquisire la miglior posizione in ottica playout non è un discorso di poca e scarsa rilevanza. Ritorna anche il massimo campionato femminile, fermo per gli impegni in Portogallo della nazionale senior, si è dato spazio nello scorso fine settimana anche agli UEFA League, ora sono pronte di nuovo a riavviare il nastro le squadre della Serie A1, subito con una partita interessante. Intanto la classifica, Matteo, si riparte da questa classifica. Da una graduatoria che vede la IOMI Salerno in questo momento solitaria, in vetta con il più 3 ereditato appena prima della pausa sulla Cassa Rurale Pontina, dopo che il sorpasso c'era stato la settimana ancora appena prima della pausa. Brixen Sud Tirol e AC Life Salerice sono molto vicine, sono le due protagoniste del big match che andrà in scena alla 18ª giornata, che si giocherà sabato, peraltro anche la gara inaugurale, perché si gioca alle ore 15, sfida molto molto importante, molto interessante, perché se qui rispetto agli uomini probabilmente la griglia dei playoff, o meglio l'elenco delle prime quattro, è già definito, visto poi insomma lo stacco, bisognerà capire certo se Padova riuscirà con la zampata infatti finale a rientrare. Che già sabato per Cellini Padova è una sorta di prova, un test verità, perché affronta la IOMI Salerno, contemporaneamente Erice va a fare visita a Bressanone, al Brixen, quindi insomma, diciamo che di Padova non c'è da fidarsi, ecco, questo credo che a Salerno lo sappiano sicuramente, e mentre tra Brixen sui Tirol ed Erice, peraltro è il remake della finale di Coppa Italia, è una partita importante perché può definire terzo o quarto posto e anche appunto il rientro possibile di Padova. Allora, insomma, non mancheranno i motivi di interesse che accompagneranno il prossimo weekend a regime, completamente a regime, perché ritornano i massimi campionati, chiaramente giocheranno impegnate anche le squadre del campionato di Serie A2. Poi faremo in uno dei prossimi appuntamenti il punto sul campionato di Serie A2, sui 3 gironi maschili e sui 4 gironi femminili, perché ci avviciniamo, Matteo, no, alla definizione della parte griglia croccante, assolutamente, delle finals. Quest'anno doppie finals per i noti, le note, diciamo così, novità che riguarderanno la prossima stagione acquistica. Ne parleremo insomma in uno dei prossimi appuntamenti. Insomma, abbiamo sforato ampiamente il tempo a nostra disposizione, è il caso di chiudere. Grazie a Matteo Aldamonte, grazie a Riccardo Trini che è stato in nostra compagnia, Sabrina adesso al coordinamento. Ci ritroviamo settimana prossima, arrivederci.